Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo unboxing e tra virgolette vi faccio vedere come si usa questa macchina che praticamente fa uscire il cibo per i gatti. Allora, vi faccio vedere in poche parole questa è la scatola. Trovate ovviamente la scatola e dentro ci sono tutti gli accessori. È facile da montare, ma anche da usare perché ovviamente ci sono anche le istruzioni che sono queste. Dentro trovate come montarla o tantomeno anche la guida ovviamente ho fatto una clip dove vi faccio vedere il montaggio abbastanza veloce perché, ripeto, è facile da montare, non è che ci vuole una quinta scienza e vi spiego più o meno come si usa. Ve lo dico in breve, prima di farvi vedere la clip che ho fatto. Allora, vediamo se non mi cade il telefono. Ok. Allora, sono vicino alla finestra perché così almeno mi vedete con la luce senza che io accendo le luci proprio, perché se no muoio di caldo e poi sto già sudando adesso con la finestra aperta. Per cui, allora, vi dico il prezzo e dove l'ho comprata. Allora, questa, anche se mi sembra che ve l'ho detta anche nella clip, l'ho presa su Amazon, è un robot, non so se c'è il nome, adesso vediamo se c'è il nome, così almeno vi dico anche il nome. Pagata 50 euro con il Friday, che c'era il Friday, il Prime Friday. Allora, è automatica, si chiama Pet Feeder, in inglese non so bene. E po in poche parole, voi con la rotellina dovete girarla e programmare l'orario di quando esce il cibo per i gatti e tantomeno anche le porzioni, se volete che esce di più, di meno. Questa per due gatti, per cui vi dico già che per un gatto non va bene. Se avete due gatti, questa è perfetta. In teoria questa costa sui 70-80 euro. Io l'ho presa in promozione a 50, l'ho presa subito perché il 17 e il 16 luglio c'era il Prime Day. E allora ho detto deve essere mia ed è un bel po' che l'ho messa nel carrello che la volevo e appunto allora alla fine ho detto vabbè volevo in poche parole prenderla e l'ho presa e cioè faccio fatica a tenere per anche non voglio spoilerare la cameretta. Allora, niente, per cui io dato che ho tre gatti, questa va bene, cioè di solito io ho due macchinette, questa che ho comprato e l'altra. Per cui adesso vi metto la clip, vi faccio vedere la clip. Attenzione, in teoria non c'è bisogno di farla perché alla fine è come se la sto facendo adesso. Io mi sto trovando bene, ormai, allora, questa clip che adesso vi vedete la sto facendo adesso. Invece l'altra clip che ovviamente vi metto è quella che ho fatto prima, quando mi è arrivato il pacco. Spedizione veloce perché credo che ci ha messo 2 giorni, 3 giorni su Amazon. Per cui io per adesso mi sto trovando bene. C'è anche quello che registra la voce, però tanto ve lo dico nella clip, ma ve lo dico anche adesso. Registra anche la voce, per cui tu schiacci il pulsante e dici è pronta la pappa, che ne so, Perla. E ovviamente con quello è anche carino, anche simpatico. Non, allora, va a batteria, non va con wifi, invece l'altra macchinetta che ho va con il wifi. E è meglio questa perché se per caso salta la corrente o non va il wifi che non vi funziona come è successo a me, almeno mettete le pile, funziona con le pile senza diciamo dire cavolo, non sono in giro, non posso dare da mangiare i gatti, eccetera. Solo per quello.
Detto questo, credo che ho detto tutto, ma lo dirò anche in un'altra clip. Sto parlando un po' troppo, come sempre. Per cui buona visione e niente, vi lascio la clip. Allora, questa è la confezione. Troviamo dentro una spugna, sarà per pulire, il cavo con il caricatore, le istruzioni, cioè come installarle e come manuale, la guida, eccetera. E queste sono le ciotole, che ovviamente vanno... anche belle grandi, queste qua alla ciotola bella grande, sono due. Beh, montaggio è facile. Ovviamente va attaccata la presa. Va sia presa che pile. L'hai messo lì in contrario. Perché come fa a uscire il cibo? Ecco. Come fa a uscire il cibo? Vabbè, comunque ci sono anche questi pezzi che non vanno così come ha messo lui, ma vanno per così, perché sennò non cade il cibo, cioè per così. Ci sono, allora, il modello è questo. Qua ti spiega tutto. Adesso proviamo ad accenderlo. Ti dice come devi montarlo, come devi accenderlo, eccetera. Per cui adesso montiamo questi. Ovviamente il cibo va messo lì, il cibo va messo qua dentro, bello spazioso, bello grande. E vanno, questo è per due gatti, però c'è anche quello a un gatto, perché ovviamente tu puoi scegliere di prendere un gatto o due gatti. Questo l'ho preso con Prime Day, pagato 50 euro invece di 70. Allora, REC vuol dire che registri la tua voce. Aspetta, che ho trovato il soffiante. Buonino, la pappa. Ah, Fed ripete la voce che tu hai registrato con REC, che è questo qua. Adesso mi si... Okay. Invece Fed Plan, questo mattino, vabbè, Team Set, l'ora del Fed Plan e quanto ne devi dare, che ci sono i numeri, ti dice quante quantità di dargli. Ok. E di mettere l'orario. Invece sotto è la porzioni, per cui scegli quante porzioni devi dargli. Intanto impostalo. Non fa mette così. A mette facciamo 6. No, vuoi troppo. Cos'è meno? È la serie del pasto. Eh? Quante volte? Quante gliene dai? Le porzioni? E il pasto.
No, c'è mea e porta. Ah, ho capito. Cioè, ti dice quante volte glielo devi dare. E quante Che è porzioni? di Per porzione. cui metti che ne so. Se fai due, ti dice a che ora, uno in mezzogiorno, due altri di mettere 6 porzioni. Questa, un momento, Uno a mezzogiorno e uno alla sera alle 7. tu dici Sono proporzione, cos'è? c'è scritto Budino per la Zoe, è pronta la pappa. Che figo però, registra anche la voce quando via giù il cibo. Comunque l'hai impostato l'orario e per cui io adesso se devo mettere le crocchette, ovviamente a mezzogiorno o alle 7 dovrebbe uscire le crocchette, giusto? Però io direi di fare una prova lo stesso, di mettere un orario e fare una prova. Adesso lo sposto e mettiamo le crocchette perché ovviamente qua si schiaccia e si apre e qua c'è dove si mette le crocchette. Ah, qua sopra c'è il filtro che mi sono dimenticata, c'è il filtro che dovete mettere qua dentro, in poche parole. E adesso vi faccio vedere, proviamo a vedere di farle uscire tutte e due le crocchette e metterle insieme, a vedere come se va. Allora, crocchette messe, dopo ne metterò altri che tanto ce ne stanno. Ok, e adesso tra poco vediamo se funziona. Budino per le zoie, pronta la pappa. Budino per le zoie, pronta la pappa. Budino per le zoie, pronta la pappa. Funziona. Così è una porzione. Ovviamente poi dopo qui c'è un altro. Funziona. Ok, questo è tutto quello che vi ho spiegato, per cui credo che non c'è niente da dire. Se avete domande, se volete sapere qualcosa, fatemelo sapere sotto nei commenti o come sempre, se non volete fare sapere niente sotto in questo video nei commenti, che certe persone si vergognano, vi ricordo che c'è il mio Instagram e potete scrivermi in privato così almeno siete più tranquilli.